Insieme si può. È lo slogan lanciato dalla campagna della società scientifica IGIBD, composta da gastroenterologi specializzati nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. E proprio la campagna è dedicata ai pazienti, in particolare alle donne affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, ossia malattia di Crohn e colite ulcerosa. Sono circa 250.000 in Italia i pazienti colpiti e stimati che abbiano queste malattie. Infatti oggi possono però svolgere una vita normale. Metà dei soggetti che hanno malattie infiammatorie croniche intestinali sono donne. Ma non solo per questo, vale la pena andare a fondo a capire le loro necessità, i loro bisogni e le loro aspettative. La salute della donna può essere ancor più che quella dell'uomo impattata da queste patologie, e ci sono una serie di conseguenze e di argomenti da tenere presenti nel momento in cui si parli della salute della donna con malattia infiammatoria intestinale. Ci sono tematiche che attraversano tutta la vita delle donne con specificità, a partire dal menarca, per seguire con la contraccezione, per arrivare alla fertilità e alla procreazione assistita, per arrivare al capitolo assolutamente centrale della gestione delle malattie nel corso della gravidanza, fino al parto, al puerperio, all'allattamento. Ci sono tutta una serie di interazioni tra specialisti, ginecologi, ostetrici e gastroenterologi dall'altra parte, che possono generare confusione nella donna che è affetta dalla malattia e che è in un momento vulnerabile, per esempio nel caso della gravidanza, e magari retaggi di tradizioni passate che possono essere superati o con i nuovi farmaci o con la nuova gestione delle patologie, fino ad arrivare, per chiudere questo arco temporale, a quelle che possono essere le tematiche di gestione della patologia infiammatoria intestinale nelle donne che arrivano alla menopausa, e quindi con tutte le conseguenze, per esempio sul metabolismo osseo, che va anticipato assolutamente a prima, e con le terapie ormonali. Le donne sono colpite come gli uomini da malattia di Crohn o da colite ulcerosa. Gli obiettivi quindi della campagna della nostra società scientifica, l'Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease, cioè IGBD, sono quelli di sensibilizzare il più possibile su medicina di genere e malattia di Crohn e colite ulcerosa. Le nostre azioni sono state effettuate su vari settori. In primis, come società scientifica, stiamo rilasciando un documento di consensus che affronta tutte le fasi della donna nel corso della propria vita affetta da malattia di Crohn o da colite ulcerosa. L'azione è quella di divulgare il più possibile questi suggerimenti, queste linee guida a livello della comunità scientifica, per poter uniformare la gestione della paziente di sesso femminile affetta da malattia di Crohn o colite ulcerosa. Abbiamo anche agito a livello mediatico con la realizzazione di uno spot proprio incentrato sulle donne affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, che se gestite e controllate con una gestione moderna terapia, di monitoraggio e di gestione generale della malattia, potrebbero realizzare comunque tutti i propri sogni: quello di crescere, quello di studiare, quello di costruirsi una carriera, una famiglia e di poter fare figli e di invecchiare serenamente. Protagonista dello spot, girato dal regista Paolo Genovese, e l'attrice Matilde Gioli, volto assai noto anche per aver interpretato la fiction Rai dedicata al mondo scientifico e medico Doc. Pochi secondi per un messaggio incoraggiante che permetta alle donne affette da queste patologie di non scoraggiarsi e di acquisire la consapevolezza che, nonostante tutto, sia possibile condurre una vita normale. Lo spot è stato presentato nel corso di una conferenza stampa online, e oltre alla presenza della stessa attrice e del regista sono intervenuti il segretario generale IGIBD Marco D'Aperno, il professor Alessandro Armuzzi, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, la vicepresidente dell'associazione Amici Onlus Noemi Fiumanò e la dottoressa Francesca Merzegora, fondatrice e presidente di Fondazione Onda. La sinergia e la collaborazione tra più discipline, mi viene da dire, quindi medicina e appunto in questo caso, per quanto riguarda me, il cinema, la comunicazione, eccetera eccetera, direi che è un qualcosa di estremamente funzionale, estremamente utile. Sono linguaggi
diversi, quindi più linguaggi permettono di far sentire ancora più forte, di far arrivare in maniera ancora più forte il messaggio che si vuole mandare. Un messaggio raccolto anche dalle istituzioni. Il sottosegretario alla salute Per Paolo Sileri, proprio in occasione della conferenza stampa, ha annunciato il nuovo progetto del Ministero e un tavolo dedicato proprio alle malattie infiammatorie croniche intestinali. E ho istituito qui al Ministero della Salute un tavolo tecnico specifico per la programmazione, la ricerca, la formazione, la vicinanza ovviamente per ascoltare anche quelle che è, diciamo, il contributo delle associazioni e tutto ciò che deve essere programmato per le malattie infiammatorie croniche intestinali. Si investe in ricerca e formazione affinché poi da qui scaturiscano quelle che sono le nuove terapie, le diagnosi migliori, crescita dei centri di riferimento e poi ovviamente come collaterale tutte le problematiche che vengono sollevate da società scientifiche, dalle associazioni.